Buongiorno, il mio nome è Sandra Donnini, sono farmacologa, docente presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena. Questa presentazione fa parte di un ciclo dedicato ai colori e in questa presentazione in particolare ci dedicheremo al colore rosso, o comunque sarà caratterizzata da questo colore, dal colore rosso. Il rosso nell'iconografia classica è associato alla passione. In modo particolare alla passione di Cristo, rosso come il sangue, quindi passione a sua volta associata al dolore. Il dolore alla malattia, la malattia al riposo eterno alla morte, quindi rosso che sfocia nel nero. Il rosso però è associato anche ad un fiore, il rosso papavero, ed il papavero è il fiore da cui si estrae una specie di papavero da cui si estrae una classe di farmaci antidolorifici per eccellenza, gli oppiacei. L'oppiaceo, a sua volta più conosciuto, è la morfina. La morfina è il più potente antidolorifico, meglio i derivati della morfina, che noi in questo momento conosciamo in farmacologia. La morfina deve il suo nome ad il dio dei sogni, a Morfeo, il quale è figlio invece del dio del sonno o Ipnos, che è fratello gemello del dio della morte, Thanatos. Ecco per cui il nome di questa presentazione, un po' altisonante, semplicemente per parlarvi di morfina e dintorni attraverso il colore rosso. I papaveri sono associati a Demetra, in modo particolare a Persefone, che è la figlia di Demetra. Persefone che è regina, è diventata regina degli inferi, come vedete da questo dipinto molto bello del 1570 di Allori Alessandro. Secondo la leggenda, Persefone, figlia di Demetra, quando fu rapita da Ade, stava raccogliendo papaveri. Da qui il doppio significato dei fiori della morte, perché la dea diventa regina degli inferi, e fiori delle messi per l'origine materna, quindi Demetra. Il rosso, si diceva, è anche associato ad rappresentazioni di Gesù bambino, come vedete qui la Madonna con una veste rossa nella Madonna del Prato di Raffaello, e il colore del rosso è alla base del significato simbolico riguardo proprio la passione del Cristo, a prefigurare il destino di sangue di questo bambino. Da cosa deriva il colore del papavero? Il rosso in generale, che è presente anche nella buccia di frutti come le fragole, il ribes, la ciliegia, la mela, piuttosto che di alcuni ortaggi come il rabarbaro e il cavolo rosso, deriva da un pigmento flavonoide che è la cianidina. Il papavero o il papaver è un genere che comprende molte specie. Quella che conosciamo di più, presente diciamo nei nostri prati, nei nostri campi, è il papavero comune o rosaccio. Noi qui concentreremo l'attenzione in modo particolare su una specie di papavero che è il papavero da oppio o il somniferum, caratterizzato dalla presenza di queste capsule seminifere piuttosto importanti, ben visibili anche ad occhio. Qui vi ho riportato un'immagine in cui la capsula seminifera si vede molto bene, indicata da questa freccia rossa. All'interno di questa capsula seminifera è contenuto l'oppio. Il papavero da oppio, vedete qui, è spontaneo nel Mediterraneo orientale, nell'Asia centro-occidentale, ma viene coltivato in molte parti del mondo. L'oppio è questa sostanza lattiginosa, di questo colorito bianco tendente al beige, tendente al rosa, e dal greco oppio significa proprio succo di papavero. Dal papavero, in realtà, o meglio, lo si può usare, come fiore, come ornamento, ma si può estrarre oltre all'oppio anche olio alimentare industriale, semi per aromatizzare pane e alcuni dolciumi tradizionali.
L'oppio, per le sue proprietà sonnifere, viene spesso associato a Ipnos, oltre appunto che al figlio Morfeo. Ipnos, che è il dio del sonno. Ipnos, nel mito greco, è fratello, come si diceva, gemello della morte, ed è generato dalla ninfa Nyx. Viene spesso raffigurato, come vi ho riportato qui, come un fanciullo nudo dotato di ali sulla schiena o sulla testa e solitamente tra le dita stringe proprio il papavero, simbolo del riposo. Morfeo non è il dio del sonno, ma il dio dei sogni, cioè è una divinità guardiana del sogno e del buon riposo, figlio di Ipnos insieme ad altri due fratelli, figlio di Ipnos e di Nyx, della madre Nyx. Gli altri due fratelli invece, alcuni sono, uno è associato all'apparizione di mostri e l'altro invece sogni che riguardano oggetti inanimati, ma non hanno avuto lo stesso successo praticamente di Morfeo. L'uso del papavero da oppio è documentato fin dalla civiltà sumera, egizia e cinese a partire dal 3000 a.C. Dal 1500 a.C. li coltivano anche gli egizi, i greci ne appresero l'uso proprio dagli egizi e poi i romani dai greci. All'interno dell'oppio sono contenute numerose sostanze ad attività psicoattiva, cioè che hanno attività a livello del nostro sistema nervoso centrale, fra cui gli alcaloidi morfinici, fra cui la morfina, la codeina e benzil isochinolinici, come per esempio la papaverina. Noi concentreremo per lo più l'attenzione su morfina, codeina ed un derivato della morfina che è l'eroina. La quale anzi non è più utilizzata come farmaco, non ha più indicazioni d'uso farmacologiche. Gli analgesi oppioidi, da un punto di vista storico, l'oppio come sostanza integrale fu introdotta nella farmacopea britannica già nel 1680. Nel 1803 Sir Turner isolò e intitolò al dio dei sogni Morfeo l'alcaloide dell'oppio, la morfina. Quindi la morfina deve il suo nome ad Morfeo, il dio dei sogni. Oppioidi naturali sono morfina e codeina, mentre la tebaina, che è contenuta all'interno dell'oppio, non ha un'attività antidolorifica o analgesica, e gli oppioidi di sintesi, il fentanyl, l'eroina, il metadone, eccetera, eccetera. Il fentanyl è un analgesico che è 100 volte più potente della morfina. L'eroina, come vi dicevo, non viene più utilizzata da un punto di vista farmacologico. Dovremmo parlare di oppiacei. Oppiacei sono tutte quelle sostanze che hanno una struttura morfino-simile, da un punto di vista strutturale, da un punto di vista chimico. Siamo abituati invece spesso a riferirsi agli oppioidi. Oppioidi sono tutte quelle sostanze con attività psicoattiva simile ad la morfina e la codeina, che sono gli oppioidi appunto naturali contenuti nell'oppio. La morfina è il componente più conosciuto, scusatemi, dell'oppio. È un potente antidolorifico, come abbiamo detto, che agisce sul sistema nervoso centrale. Come agisce la morfina? Beh, andando a legare recettori presenti sulle cellule nervose e bloccandoli cosa vuol dire? Cioè inibendo la trasmissione, o meglio, ha un'attività inibitoria. Va ad attivare segnali inibitori all'interno delle cellule nervose, perché questi recettori sono contenuti proprio su cellule nervose. Questi recettori sono qui indicati, questi sono i nomi, mu, kappa, delta, sigma, sono classi recettoriali, ve ne sono poi sottotipi all'interno di ogni classe. Ho evidenziato in rosso la classe mu perché la morfina ha un'affinità particolare per questa classe recettoriale, ma questo non significa non sia in grado di legare anche K, delta e sigma.
Questi recettori non sono sulle nostre cellule nervose per interagire con la morfina e trasmettere il segnale della morfina, segnali inibitori attivati dalla morfina. Sono sulle nostre cellule nervose in realtà perché interagiscono con dei composti endogeni, con delle sostanze endogene che noi cioè produciamo già presenti nel nostro organismo. Che guardate, sono state identificate o scoperte come oppioidi endogeni fra il 1973 e il 1975, quindi un periodo relativamente recente. Queste sostanze naturali con attività oppioide sono encefaline, dinorfine ed endorfine. Queste sostanze interagiscono con questi recettori e vanno ad inibire la trasmissione, a modulare la trasmissione del dolore con un'attività inibitoria. La morfina ha una struttura molto simile a queste sostanze endogene, di conseguenza, nel momento in cui viene introdotta nell'organismo, riesce ad interagire con questi recettori, con gli stessi recettori con i quali interagiscono le sostanze endogene e attivare, trasmettere un segnale che è un segnale inibitorio del dolore. Dove si trovano questi recettori della morfina o delle sostanze endogene? Beh, in tutto il nostro sistema nervoso centrale, midollo spinale ed encefalo. Qui viene ricordato regione midollare, regione del talamo, sistema limbico, in realtà in tutto il nostro sistema nervoso centrale, vi ripeto. Chiaramente in alcune aree del sistema nervoso centrale, ma da un punto di vista logistico la dislocazione è in tutto il sistema. Come viene trasmesso il dolore? Beh, qui si entra un pochino nei tecnicismi, ma neanche troppo. Dalla periferia, la trasmissione del dolore avviene ad opera di neuroni. Ok? Quindi cellule nervose dalla periferia trasmettono il segnale. Prima al midollo spinale, questa cellula nervosa interagisce, quindi crea una sinapsi con un secondo neurone, il quale dal midollo spinale porta l'impulso dolorifico al talamo, che è un'area al centro del nostro encefalo. Nel talamo, il secondo neurone interagisce, quindi forma una sinapsi con un terzo neurone che trasmette l'impulso dolorifico alla corteccia. Nella corteccia noi abbiamo la percezione del dolore, si fa l'esperienza del dolore. Questa via, che è composta da tre, almeno tre neuroni attraverso due sinapsi, viene chiamata via ascendente, ok? Cioè una via che dalla periferia porta, trasporta l'impulso all'encefalo dove se ne fa esperienza. Vi sono poi vie discendenti che dall'encefalo trasportano, interagiscano, o meglio, a livello delle sinapsi e modulano la trasmissione del dolore. Come si trasmette l'impulso dalla periferia al centro? Si è detto attraverso, due sinapsi, almeno due sinapsi, tre neuroni, una via tre neuroni. Questi neuroni come trasmettono l'impulso? Attraverso il rilascio nelle sinapsi. Guardate l'immagine a destra, di neurotrasmettitori, cioè il primo neurone, quello che cattura l'impulso alla periferia, trasmette l'impulso dolorifico al secondo neurone attraverso il rilascio di sostanze, possono essere piccoli peptidi o sostanze di altra natura, non peptidica, all'interno della sinapsi. E questo neurotrasmettitore fa da trasmettitore appunto del dolore nel nostro sistema nervoso centrale. Questi neurotrasmettitori, o il neurotrasmettitore, anzi per eccellenza del dolore, è il glutammato. Ma non importa, possono, o meglio, in effetti sono implicate anche altre molecole nella trasmissione del dolore. E gli oppioidi come agiscono? Beh, sia sul neurone presinaptico che postsinaptico, quindi sui due neuroni che si incontrano a livello della sinapsi e che si trasmettono l'impulso dolorifico, vi sono i recettori per gli oppioidi, quindi sia sul neurone pre che sul neurone postsinaptico. Gli oppioidi, interagendo con questi neuroni,
sul neurone presinattico inibiscono la trasmissione, il rilascio, non la trasmissione, scusate, del neurotrasmettitore, per cui viene rilasciato meno neurotrasmettitore. Sul neurone postsinattico gli oppioidi creano una condizione per cui questo è meno recettivo ad essere attivato, è meno capace di attivarsi. Quindi di conseguenza una doppia attività. Sul neurone presinattico si riduce la capacità di liberare il neurotrasmettitore del dolore. Sul neurone postsinattico si aumenta la resistenza ad attivazione da parte del neurotrasmettitore. Questo fa sì che l'impulso del dolore sia inibito o comunque in maniera importante ridotto. In effetti, l'analgesia da oppioidi, vedete come risultato da questo. Il paziente riferisce che il dolore è passato, oppure, se è ancora presente, è tollerabile perché abbiamo una riduzione di percezione di impulso del dolore. L'efficacia maggiore degli oppioidi è sul dolore sordo cronico, quindi un danno dovuto all'infiammazione, un danno tessutale. Meno sul dolore acuto, scarsa è l'efficacia sul dolore neuropatico, cioè quello associato ad un danno di una terminazione nervosa, di un nervo. L'analgesia da oppioidi non è accompagnata da perdita di coscienza, e anche questo è una cosa molto importante. Non fa solo questo la morfina, non fanno solo questo gli oppioidi. Gli oppioidi aumentano anche i livelli della dopamina nel nostro sistema nervoso centrale, in particolare nel nostro encefalo. Abbiamo visto che c'è una interazione, una diretta interazione fra attivazione dei recettori per gli oppioidi ed attivazione dei circuiti del piacere, che sono a loro volta invece attivati da un altro neurotrasmettitore che è la dopamina. Per cui sicuramente fra recettori oppioidi ed aumento dei livelli di dopamina c'è un'associazione. Aumento dei circuiti del piacere o attivazione dei circuiti del piacere che chiaramente è associata ad euforia, quindi effetto gratificante. Un'eccessiva stimolazione di questi sistemi, tuttavia, vedremo che può essere associata al contrario a disforia, che è l'eccesso, l'opposto, scusatemi, il contrario dell'euforia, quindi tristezza, spossatezza, depressione. La morfina, gli oppioidi, gli oppiacei hanno anche effetti sul nostro sistema vegetativo, ossia sistema respiratorio, cardiocircolatorio, oculare, gastrointestinale ed altri ancora. Sul sistema respiratorio un effetto molto importante della morfina è quello inibitorio sui centri del respiro, cioè depressione respiratoria che è molto modesta, tollerabile alle dosi terapeutiche, ma può essere la principale causa di morte in seguito a una terapia non corretta con oppioidi. C'è un'inibizione del centro della tosse, per cui abbiamo depressione del riflesso della tosse, infatti gli oppioidi possono essere utilizzati anche come antitussivi, la coleina è l'antitussivo per eccellenza, un'attività ipotensivante, quindi un'attività che sul nostro sistema cardiocircolatorio, depressione della pressione. Miosi a livello oculare, questa è una caratteristica di chi fa uso, forse meglio direi abuso di morfina, cioè questo restringimento della pupilla ad capocchia di spillo, che è una caratteristica proprio appunto vi dicevo dell'attività della morfina. A livello del sistema gastrointestinale, nausea, vomito e stipsi. Questi sono eventi o effetti vegetativi, se vogliamo, eventi avversi, comunque associati all'uso di morfina come analgesico. Quando si usa la morfina?
Questa è una scala molto semplicistica del dolore, 3 gradini, dolore lieve, moderato, severo. Come vedete, si comincia ad usare gli oppioidi dal dolore moderato. Si parla di codeina o tramadolo, che è un oppioide di sintesi, fino al dolore severo, che invece richiede morfina, se non addirittura derivati morfinici di sintesi con un'efficacia, un'attività maggiore addirittura della morfina per il dolore severo. Si diceva che la morfina è attiva le vie del piacere, okay, della gratificazione, e questo fa sì che l'uso degli oppioidi sia associato a dipendenza fisica e psicologica, proprio perché si ha questo benessere, questa euforia anche ad alte dosi di morfina o un uso prolungato della stessa, che vede appunto la presenza di questo fenomeno, di questo benessere, e questo può rendere il soggetto, il paziente, dipendente da un punto di vista psicologico, perché oltre che fisico, chiaramente, perché teme che smettendo di assumere il farmaco possa di nuovo provare dolore o non provare euforia, questo stato di benessere che diventa necessario. Purtroppo la dipendenza fisica e psichica può a sua volta sfociare nella tolleranza. La tolleranza è un fenomeno invece chimico, ok? Perché cosa succede? Succede che i recettori, qui vedete in maniera molto semplicistica in questo schema, vi faccio vedere che la morfina attraverso questa classe di recettori mu va ad disinibire i livelli di dopamina, di asta per dopamina, cosa cioè abbiamo un aumento dei livelli di dopamina con attivazione delle vie del piacere. Benissimo, se noi si fa un uso eccessivo di morfina o di oppiacei che vanno ad agire sui recettori mu, possiamo avere una desensibilizzazione, cioè una downregolazione, vedete la freccia nera verso il basso, diminuiscono i livelli, il numero dei recettori sulle cellule nervose a livello dell'encefalo, perché sono eccessivamente stimolati, per cui fisiologicamente le cellule neuronali li riducono il numero di questi recettori, li downregolano, li distruggono perché eccessivamente appunto stimolati, per cui questo porta al fenomeno della tolleranza, cioè il paziente, il soggetto ha bisogno di maggiori quantità di sostanze per ottenere lo stesso beneficio sia fisico che psichico, perché ha meno recettori, per cui deve dare più sostanza. Questo porta all'abuso, okay, dell'uso di questi farmaci, a una dipendenza, è un circuito in qualche modo che si automantiene, non virtuoso, chiaramente un ciclo non virtuoso che si automantiene, tolleranza, che è un fenomeno fisico, un fenomeno chimico, fisico, associato ad dipendenza. Questi sono i due eventi importanti che devono essere sempre tenuti in considerazione dal clinico quando prescrive e decide con il paziente di intraprendere un percorso terapeutico con oppioidi, che se usati in maniera corretta da un punto di vista posologico, cioè la frequenza corretta al dosaggio corretto, sono degli ottimi analgesici, come avete visto, proprio che hanno indicazioni d'uso e sono fondamentali per trattare un dolore moderato grave. Purtroppo però invece l'abuso di questi farmaci porta nell'arco del tempo al fenomeno appunto se usati in maniera scorretta, possono portare alla crisi di astinenza. Crisi di astinenza che è caratterizzata da questi sintomi qui riportati: nausea, vomito, crampi allo stomaco, diarrea,
la pelle d'oca piuttosto che depressione, perché si è visto l'euforia associata a disforia e desiderio di farmaco, cioè questa dipendenza importante psichica, ma anche fisica, perché comunque crampi allo stomaco e la diarrea sono nausea, vomito, sono fenomeni fisici che richiedono il farmaco ad il paziente. La codeina è un altro importante componente dell'oppio. Funziona grazie al fatto che nel nostro organismo, quando viene assunta, viene convertita in morfina. La codeina ha un gruppo metilico che viene rimosso dal nostro organismo a livello epatico durante quindi un processo metabolico del farmaco, e di conseguenza viene trasformata in morfina, per cui l'effetto della codeina in realtà è dovuto ai suoi metaboliti. Fra i suoi metaboliti abbiamo appunto anche la morfina, quindi l'effetto della codeina è meno intenso rispetto a quello della morfina, pur alla fine poi il principio attivo della codeina è la morfina stessa, ma essendo un metabolita, la morfina della codeina, chiaramente questo sarà presente, questa anzi sarà presente in circolo in concentrazioni più basse rispetto a quelle invece che otteniamo quando direttamente introduciamo morfina. Ecco perché la codeina viene indicata per un dolore lieve, come antitussivo, chiaramente a dosi inferiori rispetto a quelle richieste come per ottenere invece un effetto antidolorifico. E l'eroina, vedete, è la stessa, perché le molecole hanno tutte una struttura molto simile, devono andare d'altra parte ad interagire con gli stessi recettori, perché il meccanismo d'azione che per noi farmacologi si chiama la farmacodinamica, quindi il meccanismo con cui agiscono questi farmaci, è quello che vi ho riportato, cioè interagiscono con i recettori mu, kappa, delta, sigma. Non possono fare altro, non possono impartire delle funzioni all'organismo che l'organismo non ha, semplicemente agiscono su queste funzioni andando ad alterarle o a modificarle, attraverso l'interazione con dei recettori che sono già presenti nel nostro organismo e che sono i recettori per gli oppioidi endogeni. Solo che l'eroina ha una caratteristica, per noi farmacologi si dice farmacocinetica fantastica, cioè il suo percorso all'interno dell'organismo è un po' diverso rispetto a quello dell'eroina, della morfina, scusatemi. E perché? Perché l'eroina, vedete, è un oppiacido di sintesi in cui i gruppi ossidrili OH della morfina che vi ho indicato con le due frecce rosse vengono convertiti in due gruppi acetili. Okay? Questo fa sì che la solubilità dell'eroina, sia la liposolubilità, sia più alta rispetto alla liposolubilità della morfina, cioè l'eroina diffonde meglio rispetto alla morfina nel nostro sistema nervoso centrale. Diffonde più facilmente nel cervello, dove viene convertita in morfina, ma ne avremo quindi dei livelli molto alti e da qui tolleranza, da qui dipendenza da parte di questo farmaco. Viene introdotta nei primi del Novecento, dai primi del Novecento come analgesico e antitosse per la sua azione diretta sui centri cerebrali che controllano il respiro. Purtroppo però, come vi dicevo, la sua solubilità, liposolubilità, la sua facilità di penetrazione, perché liposolubile nel sistema nervoso centrale, la rendono una molecola difficile da gestire dal punto di vista farmacologico per questa intrinseca dipendenza e tolleranza che gli oppiacei tutti si trascinano, si portano dietro. L'assunzione di eroina avviene per via inalatoria ed endovenosa, attualmente è prevalentemente una droga, non più un farmaco, e provoca questa sensazione di benessere diffuso che è caratterizzato da scomparsa di paure e angosce, dall'annullamento del dolore fisico, con un effetto che dura circa 6-8 ore.
Purtroppo però alte dosi di eroina sono associate ad una depressione molto importante dei centri del respiro che possono portare il paziente a morte. E da qui si conclude la nostra presentazione, il rosso papavero e il nero Thanatos, la morte. Quindi un'associazione che non poteva essere più profetica, in modo particolare per l'abuso della morfina, quindi il dio dei sogni che può facilmente trasportarci, specialmente modificazioni della sua struttura chimica, verso una profonda depressione respiratoria, coma e quindi morte. Grazie a tutti voi per l'attenzione.